Dovrebbe essere di una sorta di chiosco virtuale presentato oggi all'USI, progetto messo a punto da un gruppo di studenti del primo anno della Facoltà di Scienze Informatiche. Scopriamo di cosa si tratta. Si chiama Fun Station ed è una macchina che vende contenuti digitali, musica, video, suonerie per telefono, podcast e tutto quello che ancora deve essere inventato. L'idea, la progettazione e la realizzazione del prototipo funzionante di Fun Station sono state curate da tre studenti del primo anno della Facoltà di Scienze Informatiche dell'USI. La Fun Station è stata pensata per essere collocata nelle zone nevralgiche delle nostre città. Siete alla stazione e volete un pezzo del vostro cantante preferito nell'MP3 o nel telefonino? Cliccate sullo schermo, scegliete il brano, pagate con una moneta e in pochi secondi, tramite il Bluetooth o inserendo l'MP3 nella macchina, potrete ascoltare la canzone che desiderate. La Fun Station è stata pensata anche per gli utenti di paesi in via di sviluppo. Paesi in via di sviluppo hanno sicuramente una ricchezza che è inferiore ai nostri paesi e quindi sono sempre meno le persone ad avere un computer e meno ancora le persone con una connessione a internet ad una velocità che possa permettere di ottenere contenuto digitale a casa. E quindi molto semplicemente, se io sono un abitante di San Paolo, un brasiliano, semplicemente posso arrivare qua e in due step ottenere il mio contenuto senza bisogno di un computer o di una connessione a internet che sono difficili da ottenere in certi paesi. E chissà se in futuro il chiosco virtuale venderà anche sigarette virtuali. Il 20 giugno l'apertura, ieri l'inaugurazione, Bulgari, la rinomata ditta di gioielli.